Quando un branco di hippies americani si inventò questa faccenda del chilometro zero, qui da noi si era già molto avanti con le religioni alimentari. Certe mamme dei ceti alti già maneggiavano le merendine confezionate come rifiuti radioattivi e ampie fasce della popolazione non si sarebbero mai avvicinate a un pomodoro tradizionale, ma soltanto a quelli certificati come provenienti da agricoltura biologica. Pomodori con almeno un diploma, buona conoscenza della lingua inglese, possibilmente mezzi marci, in modo che fosse evidente al consumatore consapevole il loro pedigree biologico senza schifezze chimiche aggiunte. A dirla tutta, i locavores, i mangiatori di cibi locali di San Francisco, ebbero l'accortezza di stare un po' più larghi. Cominciarono a mangiare esclusivamente cibi locali, cioè coltivati nel raggio di 100 miglia da casa. In effetti fa un po' meno impressione di chilometri zero e già possiamo ragionare. Anche così, però, vorrei avanzare qualche perplessità. Esistono piantagioni di caffè a 100 miglia da San Francisco? Vi assicuro che a 100 miglia da Milano non ne esistono, e nemmeno ampie zone di brianza coltivate a banane, pepe nero, pesci spada o seppioline. E poi non c'è nulla di peggio di una religione che cozza contro un'altra religione. Se mi converto al culto del chilometro zero, che ne sarà del mio impegno progressista e consapevole di consumare cibi provenienti da aziende eque e solidali dall'altra parte del mondo? Chi glielo va a spiegare ai campesinos del Nicaragua in lotta contro le multinazionali del caffè che un fesso di Milano, uno che guadagna in un anno come loro in 6 vite e mezzo, li condanna alla fame per fare il figo a chilometri zero? È vero che noi progressisti ci cibiamo di simili contraddizioni, ma ci cibiamo anche di caffè, banane, pepe nero, pesci spada e seppioline, se permettete.